La pagina veramente allucinante del governo di Adriano è la repressione degli ebrei. Esatto, perché questo è il punto tremendo della sua vicenda e credo anche il momento poi di svolta personale, caratteriale. È una guerra durissima. Come la spiega lei? Come la spiega questa accanimento particolare? Ribellioni ebraiche c'erano state già nell'ultimo tempo di Traiano. Lo storico Appiano, che era un antisemita fastidioso, un frammento che è conservato, dice di essersene andato da Alessandria per colpa degli ebrei sempre in rivolta e racconta appunto il momento in cui Traiano ha sedato ribellioni in Giudea. Adriano provoca gli ebrei, perché la fondazione di Elia Capitolina e la decisione di costruire il Tempio di Giove, dove c'era il Tempio distrutto da Tito, altro benefattore del genere umano a senso unico, è vero, è la causa scatenante di una ribellione eroica capeggiata da un fatto sopprime Gerusalemme. Ma massacra centinaia di migliaia di uomini, fa quasi mezzo milione di uomini, con l'obbligo per gli ebrei di non tornare più a Gerusalemme, di vederla solo da lontano. Quindi è uno scatto feroce di distruzione di una realtà che egli considerava evidentemente irriducibile. Perché lo fa? Perché ritiene irriducibile quel mondo al predominio greco-romano della cultura ellenistica. Come dire, è vero, è un mondo irriducibile alla soggezione che gli voleva imporre. Però i suoi predecessori dimostrano che si poteva convivere con quella irriducibilità, cioè avendo periodicamente degli scontri. Pompeo aveva violato il Tempio. Sì. E gli ebrei, giustamente, oserei dire, appoggiarono Cesare nel 48-47 durante la guerra di Alessandria, lo salvarono dall'assedio nel Palazzo Reale di Alessandria. La dinastia Flavia ha fatto quel che ha fatto, Giuseppe Flavio ha raccontato in maniera straordinaria, fra l'altro Giuseppe è l'unico che ha descritto in modo completo tutta la processione del trionfo di un imperatore romano. Ed è il trionfo sugli ebrei, tra i trofei si porta la legge ebraica, quindi è pagine importantissime. Per quel che riguarda l'epoca antonina, Traiano prima e Adriano poi, è la resa dei conti. Dopo questo massacro era quasi inevitabile quella resa dei conti. Resa dei conti per un potere che si proclama tollerante verso tutti, tranne che verso gli ebrei.